Ciao a tutti, allora eccomi qui, sono tornata, mi sembra anche che in una settimana, 10 giorni mi sono cresciuti ancora di più i capelli, non capisco come sia successo, ma vabbè. Allora, finalmente sono tornata a far video, molte persone mi hanno chiesto ma quando torni, ci manchi, a me fa sempre molto piacere, anche voi mi siete mancate tanto. Non so più o meno quanto non faccio video, forse saranno stati una decina di giorni, ma comunque dovevo per forza studiare. Allora, inizio dicendovi le news, un pochettino di news riguardo ai miei ultimi acquisti della Essence. Allora, prima che vi faccio vedere sono dei prodotti che sono dell'estate che ho trovato a 1,99€ e sono questi gloss. Questo è il primo, come vedete è un colore molto scuro, tipo rosso scuro, rosso ciliegia, infatti c'è scritto Summer Cherry, numero 07. Eccolo qua, ed è della linea Sun Club, quindi della linea dell'estate. Io l'ho trovato da poco, l'ho trovato 2 giorni fa, la Essence di quello di via Dante, e l'ho preso subito perché era troppo bello questo colore. Adesso ve lo faccio vedere bene. Ecco, l'applicatore è fatto così, molto bellino, e ha un odore stupendo, un odore tipo di vaniglia, vaniglia mischiata al cocco, troppo buono. Quindi questo, come vedete, tra l'altro ha anche i brillantini, è brillantinato. A questo proposito sicuramente farò anche un tutorial con questo perché mi piace molto. E ho comprato oltre a questo anche questo qui, che è un colore tipo oro, mi è piaciuto soprattutto per quello, perché ha molto brillantinato, come vedete, ed è sempre della linea Sun Club ed è il numero 02 Beautiful Bronze. Tra l'altro qui c'è scritto bronze, però per me è più color oro che bronzo, come vedete. E anche questo ha lo stesso, un profumo molto buono, lo stesso di vaniglia, più o meno, e lo stesso applicatore. Eccolo qua. Anche questo sicuramente farò un tutorial perché è troppo bello, è troppo... me ne sono innamorata, costava 1,99€, non era quasi niente, quindi li ho presi subito. Poi un'altra cosa miracolosa che ho provato e ne ho comprati due. Ne ho comprati due uguali perché costano 2,99€ e sono dei correttori. Questo correttore sicuramente lo porterò in viaggio perché è utilissimo secondo me. C'è scritto Essence Stay Natural ed è fatto così. Con questo pennellino è simile al mio lucidalabbra della Kiko. Il lucidalabbra della Kiko è fatto più o meno simile a questo correttore. Come vedete sono più o meno simili, il pennellino è sempre uguale, sempre così preciso, si fa così, e appunto come vedete anche qui il pennellino è uguale e bisogna girare qua sotto per far uscire appunto il correttore, come anche del resto qui, bisogna girare e poi esce il gloss e qui invece esce il correttore. Adesso non ho qui a portata di mano quello che uso sempre perché l'ho lasciato in una borsa, però in ogni caso ve lo farò vedere, farò un po' di test per farvi vedere anche com'è, così se vi piace lo comprate, perché a me è piaciuto molto, soprattutto questi brufoletti o puntini neri che vengono da un giorno all'altro per coprirli proprio subito. Questo qui è ottimo, quindi ve lo consiglio, ed è 2,99€ lo stesso, quindi neanche tanto, più buonissimo. Poi ho avuto un'esperienza un pochettino con gli eyeliner. Allora, diciamo che sono rimasta un pochettino, così, delusa. Ho comprato questo Crystal Eyeliner della Essence, appunto come vedete, è con i brillantini. Bellissimo, proprio applicato e perfetto. Il problema è che prima volta che l'ho comprato era sigillato con lo scotch, quindi non lo potevo aprire, non potevo vedere com'era dentro, e appena l'ho aperto, guardate il pennellino. Aspettate, ve lo faccio vedere bene. Ecco. Guardate il pennellino, cioè non me lo potrei mai mettere perché è tutto aperto, del tutto completamente, però è impossibile metterlo. Quindi ho dovuto comprarne un altro, e questo invece me lo sono fatto aprire per vedere appunto com'era. Appunto l'ho ricomprato, è il numero 07 Get Ready, e come vedete questo pennellino invece è normale, perfetto. Ve lo faccio vedere anche, ve lo faccio vedere bene. Anche provando sulla mano, eccolo qua, guardate che bello, è molto brillantinato ed ha un effetto, anche un po' un effetto bagnato,
molto bellino. Questo lo trovate a 2,45 €. Ci sono dentro, quanti ml ci sono? 4 ml. Ecco qua, ve lo faccio vedere, qui c'è scritto. E anche questo l'ho provato ed è buonissimo. Sicuramente sarà uno dei prossimi tutorial che farò, perché mi è stato anche richiesto che nella pagina fan l'ho fatto vedere e mi hanno detto tutti di fare il tutorial. Ho in mente tantissimi tutorial, soprattutto di cucina anche, perché mi sto cimentando, mi piace tantissimo la cucina e quindi sicuramente mi metterò a fare anche tutorial di cucina. Come vi ho detto anche nello scorso video, chiederò un po' a qualcuno di aiutarmi, perché ovviamente non riesco a fare tutto. Se andate a vedere il mio video sui cookies, ve ne rendete conto che facevo tutto con una mano, perché con l'altra tenevo la telecamera ed era impossibile. Purtroppo la mia cucina non è proprio alla luce e quindi mi devo un po' muovere così. Soprattutto ho in mente molti trucchi, molti tutorial. Mi sono cimentata in questi giorni che non ho fatto video a provare nuove cose, a provare nuovi trucchi, e mi sono usciti veramente bene. Quindi volevo poi farvi vedere anche a voi, così potete provare anche voi. Allora, l'ultimo eyeliner della Essence che vi faccio vedere è questo qui. Eccolo qua, eyeliner waterproof, eyeliner liquid waterproof. Anche questo ve lo faccio vedere qui, ed è molto molto liquido, abbastanza, infatti bisogna stare attenti ed essere abbastanza precisi. Eccolo qua, faccio vedere bene il pennellino, eccolo qui, ecco questo qui a fianco, come vedete, nero intenso intenso. A molte persone non piacciono questi pennellini perché sono troppo grossi. Se avete l'opportunità, comprate un pennellino d'eyeliner e usate direttamente quello, cioè come potrebbe essere questo qui, questo qui che è più preciso, oppure questo che è proprio pennello d'eyeliner, questo qui, che io, questo è il mio, è della Kiko, lo trovate a qualcosa tipo 8 € qualcosa, non mi ricordo bene. Questo era proprio un piccolissimo video che non so quanto mi sono dilungata, perché comunque volevo dirvi proprio le news. Sicuramente seguiranno altri video dove vi farò i tutorial di tutto, di trucco come vi ho detto, e anche di cucina. Però non disegno sempre i video tag perché mi sono piaciuti tanto, quindi appena vedrò un nuovo video tag mi vedrete subito a farlo, e quindi spero che vi piacciono. Allora, alla prossima, vi mando un bacione a tutti, ciao ciao.